Ciao, nel video di oggi voglio farvi vedere come rifinire uno scollo a V sia quando ho utilizzato un tessuto elasticizzato e non. Praticamente ci sono diversi metodi, ma oggi faremo due. Questo sarà il primo metodo che vi farò vedere, in cui ho utilizzato un nastro in sbieco, ma si può utilizzare anche un nastro decorativo per dare un tocco in più allo scollo, e posso dirvi che è perfetto per tessuti non elasticizzati. Poi capirete anche perché il modo in cui viene cucito il tutto, a mio avviso, si adatta molto meglio per un tessuto non elasticizzato. Poi, per quanto riguarda lo scollo, dalla parte di dietro, anche quello si farà in un secondo momento. Prima si rifinisce la parte del davanti, poi quella di dietro, dopodiché si va ad assemblare la maglietta che si sta realizzando, cucendo le spalle e poi così via le maniche e tutto il resto. Voglio anche specificare che lo scollo della parte di dietro non ve lo faccio vedere in questo video come si rifinisce, perché è uguale a uno scollo rotondo, per cui non c'è niente da far vedere. Per cui la cosa che mi interessava è approfondire lo scollo a V. E questo è il secondo metodo che vi farò vedere sempre oggi, in cui ho utilizzato un tessuto elasticizzato. Diciamo che questa rifinitura è perfetta per realizzare delle t-shirt. Anche in questa situazione la rifinitura dello scollo del davanti e quella della parte di dietro si faranno separatamente, esattamente come il primo metodo, ma si potrebbe anche fare la rifinitura in un unico pezzo, ma di questo ne parleremo in un prossimo video. Iniziamo con il primo metodo per rifinire uno scollo a V, e per come specificavo anche prima, a mio avviso questo metodo è perfetto per tessuti non elasticizzati, anche se si potrebbe utilizzare anche per un tessuto elasticizzato, ma in quel momento non si ha un'aderenza dello scollo, tende a stare largo, però questo dipende ovviamente da quello che si vuole ottenere dal capo che si sta realizzando. Allora, in questo caso io sto utilizzando un nastro in sbieco, ma voi potete utilizzare, per come vi dicevo anche prima, un nastro decorativo. La prima cosa, bisogna prendere la misura, vedete, io la sto prendendo in questo modo, vado a tagliare un po' di più, dopodiché andrò a tagliare l'eccesso. Una volta trovata la misura necessaria, dobbiamo andare a piegare il nastro in due. Per come si può notare, il nastro, i laterali del nastro in sbieco sono sempre piegati verso l'interno, perché dobbiamo avere una bella rifinitura nei laterali. Per quello vi dicevo che si può utilizzare anche un nastro che è abbastanza largo per rifinire lo scollo. Ovviamente la larghezza del nastro in sbieco sarà a vostra scelta, dipende da quello che si vuole ottenere. Dopo aver piegato il nastro in due, dobbiamo andare a trovare il centro di questo nastro. Vedete, io lo vado a misurare, vado a fare un puntino, dopodiché vado da quel puntino a salire di circa 1,5 cm. Praticamente noi adesso dobbiamo realizzare un triangolo, per cui realizzerò questo triangolo, queste linee guida, perché la cucitura la vado a realizzare esattamente sopra queste due linee che ho appena realizzato. Una volta cucito il triangolo, dobbiamo andare a tagliare questo eccesso che abbiamo nella parte interna. Mi raccomando, quando andate a tagliare, diciamo, questo eccesso di tessuto, lasciate un po' di margine. Una volta tagliato l'eccesso, possiamo andare a svoltare sul dritto in questo modo e piegare in due. Mi raccomando, dovete stirare per bene il tutto, e per come si può notare, noi in questo modo abbiamo realizzato la nostra V. Dopo aver stirato, bisogna andare a tagliare questo eccesso di tessuto che si è formato nella punta. Praticamente non si deve vedere, però dovete prestare attenzione a non tagliare la cucitura. Perfetto, e adesso è arrivato il momento di rifinire lo scollo della nostra maglietta. Per fare questo dobbiamo inserire praticamente il nastro che noi abbiamo appena realizzato dentro lo scollo della nostra maglietta, esattamente come si vede qui, fissando con i spilli. Vi consiglio di fissare per primo la punta, per cui state attenti affinché questa sia dritta, dopodiché fissate il resto con i spilli. Fatto questo, bisogna andare alla macchina da cucire e fare una cucitura dritta tutto intorno. Thank you.
Ed ecco lo scollo rifinito, si presenta così, ma adesso bisogna stirare per bene il tutto, dopodiché ovviamente, visto che voi state facendo una magliettina, bisogna rifinire, utilizzando sempre del nastro in sbieco, anche lo scollo della parte di dietro, che sarà molto semplice visto che parliamo di uno scollo leggermente rotondo. E adesso, dopo aver realizzato il primo metodo, è arrivato il momento di passare al secondo. Allora, per come specificavo all'inizio del video, questo metodo è perfetto per tessuti elasticizzati, ma anche non, per cui si adatta per qualsiasi tipologia di tessuto, però in questo caso io vi faccio vedere come bisogna comportarsi quando si utilizza un tessuto elasticizzato. Allora, prima di passare alla rifinitura dello scollo bisogna andare a fare un piccolo taglio nella parte centrale. Mi raccomando, questo taglio deve essere giusto qualche millimetro, 3-4 mm, non di più, per poter aprire il tessuto in tal modo che possiamo cucire, avere una cucitura dritta, una linea dritta. Poi, per quanto riguarda la striscia di tessuto con cui si va a rifinire lo scollo, la larghezza di questa sarà a vostra scelta. Nel mio caso sono 4 cm, ma dovete considerare il fatto che la striscia andrà piegata in due. Siccome parliamo di un tessuto elasticizzato, dovete utilizzare un punto adatto per questo genere di tessuto, o un punto a zigzag, o addirittura, se avete la taglia e cuci, andrà benissimo utilizzare quella. Voglio anche specificare che la striscia di tessuto con cui si va a rifinire lo scollo deve essere piegata rovescio con rovescio, ok? Per cui noi vediamo il dritto del tessuto. Poi, man mano che si va avanti con la cucitura, siccome la striscia di tessuto è elasticizzata, la vado a tirare leggermente. Questo nel caso in cui si vuole avere uno scollo più attilato. Per come si può notare, la striscia di tessuto con cui si va a rifinire lo scollo va posizionata sul dritto del tessuto, o meglio dire sul dritto della maglietta. Poi, quando si arriva nella parte centrale, bisogna stare un po' attenti e provare ad avere una linea più dritta possibile. Ed ecco come si presenta per adesso lo scollo una volta cucito, per cui adesso bisogna andare a tagliare l'eccesso e dare la forma specifica di uno scollo a V. E per fare questo andiamo a piegare il tutto dritto con dritto, facendo combaciare le spalle e centrare il più possibile il tessuto con cui abbiamo rifinito lo scollo. Una volta piegato il tutto bisogna andare a fissare con i spilli affinché il tessuto non si sposti durante la cucitura, perché dobbiamo andare a fare una cucitura giusto nella parte centrale, soltanto sul tessuto con cui si è rifinito lo scollo. Praticamente questa cucitura deve essere dritta, esattamente sulla stessa linea della maglietta, per cui posizionate il righello e andate a realizzare una linea guida. Voglio specificare che quando andate a cucire dovete prestare attenzione affinché non cucite anche la maglietta, ma potete anche fermarvi con la cucitura praticamente sopra la cucitura che avete fatto precedentemente. Dopo aver cucito anche la parte centrale, quell'eccesso di tessuto potete piegarlo e dare qualche punto a mano. Dopodiché il risultato è questo, praticamente sul dritto vediamo una cosa del genere. Però adesso bisogna fare un'ultima cucitura che sarà tutto intorno, vicino al margine, esattamente come ho fatto io qui, ma potete anche utilizzare l'ago doppio, giusto per dare un effetto ancora più professionale. Ed ecco, questi sono i due metodi di cui vi volevo parlare oggi per quanto riguarda la rifinizione di uno scollo a V in modo facile e veloce. Certamente ci sono tanti altri metodi, ma di quelli ne parleremo un'altra volta. E noi praticamente per oggi abbiamo finito. Spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farli pure nella sezione commenti e io vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao ciao!